al singhiozzo. Peppa, George, la mamma e il papà stanno facendo colazione. È una bella giornata di sole e Peppa e George non vedono l'ora di andare a giocare in giardino. Mamma, ora possiamo andare fuori a giocare? Potrete andare fuori a giocare quando avrete finito la colazione. George, non bere il succo troppo in fretta. George ha bevuto troppo in fretta e ora ha il singhiozzo. Adesso possiamo andare fuori a giocare? Non potete finché George ha il singhiozzo. Ma George è passato il singhiozzo, mamma. Non è forse vero, George? Va bene, potete andare fuori a giocare ora. Ma fa attenzione a George. Peppa e George adorano giocare in giardino. George, io adesso ti tiro la palla e tu devi riuscire a prenderla, capito? Smettila! Uffa, con quel singhiozzo! George, ora basta! Coraggio, ora tocca a te tirarmi la palla e io la devo prendere. Non così, George! Oh no, il singhiozzo di George sta rovinando il gioco. George, io so come farti passare il singhiozzo. Dovrai fare tutto quello che ti dico. Strofina la cima della testa insieme alla pancia. Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. Il rimedio di Peppa per il singhiozzo non ha funzionato. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per 3 volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno 3 volte. Anche l'altro rimedio di Peppa non ha funzionato. George ha ancora il singhiozzo. Ora so cosa fare. Per curare il singhiozzo, bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre. George, ascolta, ora ti metterò un po' paura, ma devi ricordarti che è solo un gioco e che questo ti farà passare il singhiozzo. Ricordati bene che sto per spaventarti solo per finta. Peppa, lo sai che non devi giocare in questo modo con George. È ancora piccolo. Scusami, mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo. Il singhiozzo di George è passato. Ecco che arriva Papà Pig con 2 bicchieri di succo di frutta. George, se bevi troppo in fretta il tuo succo, ti verrà di nuovo il singhiozzo. Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo. Il castello ventoso. Peppa e la sua famiglia vanno a fare una gita. Peppa, George, oggi andiamo al castello ventoso. Che cos'è il castello ventoso, papà? È un castello su una collina molto alta. A George piacciono i castelli. A me questo sembra un posto tanto noioso e solo per maschi. No, Peppa, ti piacerà. C'è una vista stupenda dall'alto del castello. Pensa che si vede perfino la casa della nonna e del nonno. Urrà!
andiamo! Io consulterò la mappa e la mamma guiderà l'auto. Ne sei sicuro? Quando leggi la mappa tu ci perdiamo sempre e diventi irritabile. Oh no, non ci perderemo affatto e io non diventerò irritabile. Castello Ventoso, stiamo arrivando! Siamo vicini, papino. Mica tanto. Oh. Hai voglia di fare un gioco? Sì, certo. Giochiamo e io vedo. Va bene, comincio io. Il papà deve pensare a una cosa che si vede e gli altri devono indovinare che cos'è. Io vedo con i miei occhietti qualcosa di colore rosso. Rosso? È il mio vestito, allora. Ce l'ho rosso. No, non è il tuo vestito. È la macchina! Sì, brava! La nostra macchina rossa. A me adesso. Io vedo con i miei occhietti qualche cosa di colore blu. La maglietta di George è blu. No. È qualcosa che riguarda la macchina? No, vi arrendete? Certo. Il cielo. Il cielo è tutto blu. Ho vinto. Senti, papà, lo sai dove siamo, vero? So esattamente dove siamo. Anche se questa strada non sembra uguale a quella che io vedo disegnata sulla mappa. Oh, papà, cosa dici? Non ci saremo persi. No, non ci siamo persi. E allora come si arriva al Castello Ventoso da qui? Fammi pensare un momento. Ho trovato. Possiamo telefonare ai nonni. Non c'è alcun bisogno di telefonare ai nonni. Vi porterò al castello dove si metterci tutto il giorno. Ma non abbiamo tutto il giorno. Pronto? Qui è il nonno. Chi parla, prego? Nonno Pig, siamo noi. Ci siamo persi sulla strada per il Castello Ventoso. No! Ma è papà l'incaricato a leggere la mappa. Sì, è papà quello che legge la mappa ed è leggermente irritato al momento. Io non sono irritato. Il percorso migliore è questo. Continuate sulla strada principale finché non vedete il Castello Ventoso davanti a voi. Grazie mille, nonno. Seguendo la strada principale arriveremo al Castello Ventoso. Come pensavo. Guardate! Quello è un castello? Sì, è il Castello Ventoso. Avanti, macchina! Coraggio, macchina! Ce la puoi fare! Evviva! Peppa e la sua famiglia sono arrivati al Castello Ventoso. Accipicchia, quanto è alto! Andiamo dentro! La vista da lassù è fantastica! È bello! Oh. Guardate che panorama! Mamma, è la casa dei nonni quella laggiù? Sì, tesoro. È tanto, tanto lontana. Guardiamola meglio con il cannocchiale. Posso vedere io, per favore? Sì, ma dopo devi far guardare George. Com'è grande! Il cannocchiale fa sembrare tutto più grande. Vedo anche la nonna e il nonno! Guarda, George! Nonna Ig e nonno Ig! George saluta la nonna e il nonno. Sei uno sciocchino! Nonno e nonna sono troppo lontani per vedere che li stai salutando. Trovato! Telefoniamogli! Sì, pronto! Nonno Pig, vi vediamo dal Castello Ventoso! Salutateci! La nonna e il nonno ci stanno salutando! Adoro il Castello Ventoso! Nascondino! Peppa e George stanno giocando a nascondino. Ora tocca a George nascondersi. Lui deve trovare in fretta un nascondiglio prima che Peppa finisca di contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. George è riuscito a trovare un nascondiglio giusto in tempo. 10. Ho finito di contare, vengo a cercarti. Peppa deve scoprire dove si nasconde George. Tana per George. Peppa ha trovato George. Che peccato, ti ho trovato subito senza nessuna fatica. Ora tocca a Peppa nascondersi. Uno,
Re. Ti aiuto io a contare, George. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene, George, adesso puoi aprire gli occhi. George deve scoprire dove si nasconde Peppa. Peppa non è nascosta sotto il tavolo. George, perché non provi a guardare al piano di sopra? Peppa non è sotto il letto. Cos'era quello strano rumore? Peppa non è dietro la tenda. Ecco ancora quello strano rumore. Cosa può essere? Ta-da! George ha scoperto dove si nascondeva Peppa. George è riuscito a trovarmi. Adesso tocca a papà nascondersi. Oh, io penso che George debba avere un altro turno. Ma lui non è molto bravo a trovare dei nascondigli. Sono sicuro che sarà più bravo questa volta. Chiudi gli occhi e comincia a contare, Peppa. 1, 2. Oh no! Così Peppa troverà George molto facilmente. 5. George! 6. Vieni subito. 7. 8. 9. 10. Ho finito di contare, vengo a cercarti. Oh, questa volta non si è nascosto sotto il tavolo. Come può essere? Lui si nasconde sempre sotto il tavolo. Perché non provi a guardare al piano di sopra? Ora ho capito dove si trova. George è nella cesta dei giocattoli. George non è nella cesta dei giocattoli. Ma dove può essere? Peppa non riesce a trovare George da nessuna parte. Scusa, papà, non riesco a trovare George da nessuna parte. Ma non mi dire, chissà dove è andato a nascondersi. Per la verità, credo che sul giornale ci sia una notizia che riguarda George. Ta-da! George, tana per te! Complimenti, George. Quello sì che era un bel nascondiglio. George è rimasto nascosto dietro il giornale di Papà Pig per tutto il tempo. Volare l'aquilone. È una bella giornata di sole. Peppa e la sua famiglia sono al parco. Vogliono far volare un aquilone. George farà volare l'aquilone per primo. George corre più velocemente possibile. Ma l'aquilone non vuole volare. George, stai sbagliando tutto, come sempre. Non hai corso abbastanza veloce. Adesso tocca a me. Peppa corre più velocemente possibile. Ma l'aquilone ancora non vuole volare. L'aquilone non volerà se non c'è abbastanza vento. Non importa quanto corriate veloci. Dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza e aspettare che si alzi. Guardate, il vento si sta alzando. Ora che c'è vento, l'aquilone può volare. Il vento è piuttosto forte ora.
Il vento è molto forte ora. No, George! Peppa! Grazie tante, papà. Papà Pig fa volare l'aquilone. Urrà! Fallo andare più in alto. Papà Pig fa volare l'aquilone molto in alto. Sì, ho un po' di esperienza in queste cose. Fa attenzione agli alberi. L'aquilone potrebbe impigliarsi. Non preoccuparti, so bene quello che sto facendo. Oh, no. Papà Pig ha fatto impigliare l'aquilone su un albero. Oh, no. Non piangere, vedrai che papà riprenderà l'aquilone. Urrà! Dunque... Attenzione, c'è una grande pozzanghera di fango! Peppa e George amano saltare nelle pozzanghere. Possiamo saltare nella pozzanghera? Per favore! No, non voglio che vi sporchiate. Oh. State indietro ora, piccoli. Fa attenzione, papà Pig! So bene quello che sto facendo. Ti prego, fa attenzione. Ancora un altro po' e ci sei, papà. Papà Pig, pesi davvero troppo per quel ramo. Che stai dicendo? Questo ramo può sostenere benissimo il mio peso. Ecco fatto. Papà Pig ha ripreso l'aquilone. Wow! Oh no! Ora sono tutti coperti di fango. Tanto è solo fango. Fortunatamente Papà Pig non si è fatto male e l'aquilone è salvo. Urrà! Mamma, ora che siamo sporchi di fango, possiamo saltare nella pozzanghera? Credo proprio che possiate farlo. Tanto non potete sporcarvi più di così. E credo che il bucato questa volta lo farà papà. Oh! Peppa e George adorano saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Mamma e papà adorano saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Tutti adorano saltare nelle pozzanghere. Saltare su e giù nelle pozzanghere è divertente quanto far volare l'aquilone. Lavare la macchina. Il papà porta la famiglia a fare un giro in campagna. Forza! Siamo tutti pronti? Sono pronta! Sì, papà, siamo tutti pronti! Oh, però la macchina non è pronta! È talmente sporca! Ah, non è poi tanto male! Dovresti vedere com'è sporca dentro, allora! Cattivo papà pasticcione! Cattivo papà pasticcione! Guarda un po' quanta robaccia c'è! Vecchi giornali! Sono miei! Caramelle! Sono le mie! Il signor dinosauro! Dinosauro! Dobbiamo assolutamente lavarla per bene prima di partire! Oh, come vuoi tu, mamma! Mamma, possiamo aiutarvi a lavarla? Sì, se ne avete voglia! Evviva! Il papà prende dell'acqua saponata per lavare la macchina. Il papà lava il tettuccio. Oh! La mamma lava il cofano. Oh. Peppa lava gli sportelli. George vorrebbe lavare i finestrini. Ma è troppo piccolo. Povero George, lascia che ti aiuti. Oh no, a George è caduta la spugna in una pozzanghera. George, stai infangando di nuovo tutta la nostra macchina.
Lo tolgo io il fango. No, Peppa, non usare! Quell'acqua è sporca. Oh, no. Peppa ha buttato tutta l'acqua sporca sulla macchina. Oh. Non importa. Possiamo usare il tubo del giardino per pulirla di nuovo. Sì, sì. Posso tenere io il tubo. Peppa tiene il tubo e il papà apre l'acqua. L'acqua non arriva. Ah, Peppa, smettila! Scusa, mammina. Ah, papà, chiudi subito l'acqua, per favore. Sì, la chiudo. Poveretti, sono tutti bagnati. Almeno la macchina è lavata. Ci siamo tutti lavati. Andate ad asciugarvi mentre lucido la macchina. A dopo, papà. A dopo, cara. Il papà lucida la macchina talmente bene che ci si può specchiare. Che faccia buffa! Ah, altre facce buffe! Sono Peppa e George. E anche la mamma. Ma che bella macchina lucida! Sì, sono proprio un esperto in queste cose. Andiamo, guido io oggi. Siete pronti a partire? Siamo pronti! E allora si parte! Spero che oggi terrete la macchina pulita. Sì, mammina. Certamente, mamma. Wow! Oh! Mamma! Ora sei tu che hai sporcato di nuovo la macchina, però. Cattiva mamma. Cattiva mamma pasticciona. Travestimenti. Peppa e George giocano nella camera da letto di mamma e papà Pig. Cos'è questo? Peppa ha trovato un baule pieno di vecchi vestiti. Caspita! Questo è un cappello del papà e questo è un vestito della mamma. George, travestiamoci e facciamo finta di essere mamma e papà Pig. Ecco, metti il cappello del papà. E ora la giacca. Ciao, papà Pig! E adesso tocca a me. Ecco qui il vestito della mamma. E ora il cappello della mamma. Papà Pig, dove sono le tue scarpe? Anche a me servono le scarpe, però. E adesso mi devo fare bellissima, proprio come la mamma. Peppa ha trovato la scatola dei trucchi della mamma. Aha! Un po' di cipria. Meraviglioso! E adesso un po' di rossetto. Guarda che bella mamma Pig! Muoviamoci, papà Pig! È ora di andare a lavorare! Mamma Pig sta lavorando al computer. Ciao, Peppa! Ciao, George! Come ha detto, mi scusi? Peppa, vi stavo solo salutando! Io non sono Peppa Pig! Sono mamma Pig! Oh, sì, certo! Buongiorno, mamma Pig! Buongiorno! Le presento papà Pig! George!
Buongiorno anche a lei, papà Pig. Deve scusarmi, ma ho molto lavoro da sbrigare. Pronto? Sì, faccia questo, faccia quell'altro, no, grazie, a presto. Peppa si diverte molto a far finta di essere mamma Pig. Invece George si sta un po' annoiando. Scusami, papà Pig, ho quasi finito. Ecco, ho fatto. Forza, vieni, papà Pig. Ora tocca a te lavorare un po'. A presto, papà e mamma Pig. Sì, a presto. Papà Pig scava in giardino. Ciao, Peppa. Ciao, George. Io non sono Peppa, sono mamma Pig. E lui è papà Pig. Papà Pig è qui per lavorare un po'. È gentile da parte tua, papà Pig. Ma fa attenzione, è una buca molto profonda. Spero proprio che tu non ti sia messo a scavare con indosso il vestito elegante, papà Pig. Lo voglio fare anch'io, un grossissimo grugnito. Gelato per tutti! Il gelato! Peppa, George, dovete togliervi questi vestiti infangati prima di mangiare. Io sono mamma Pig e lui è papà Pig. Ne sei sicura? Certo. E allora dove sono finiti Peppa e George? Noi non lo sappiamo. Oh, beh, è un peccato perché ho qui il loro gelato preferito. Ma se non riusciamo a trovarli... Siamo qui! Peppa! George! Ma siete voi? Sì, mamma. Stavamo solo facendo finta di essere te e il papà. Ci siamo cascati in pieno. Polly la pappagallina. Peppa e la sua famiglia vanno a trovare nonna e nonno Pig. Ciao, nonna Pig! Ciao, nonno Pig! Annoig! Annoig! Che bello vedervi, piccoli miei! Venite dentro! Abbiamo una sorpresa per voi! Oh, che sorpresa è, nonna? Abbiamo un nuovo animaletto! Riuscite a immaginare cos'è? Dinosauro! No, non si tratta di un dinosauro piccolino! Venite a vederlo! Ah! Nonna e nonno Pig hanno un pappagallo domestico. Peppa, George, ecco il nostro pappagallo domestico. Il suo nome è Polly. Bellissima Polly! Ah! Bellissima Polly! Oh! Sono un pappagallo intelligente. Ah! Sono un pappagallo intelligente! Mamma, scusa, perché Polly ripete tutte le parole che dice la nonna? Perché è quello che fanno i pappagalli, ti faccio vedere. Come stai, Polly? Come stai, Polly? Che pappagallina deliziosa! Che pappagallina deliziosa! Andiamo, venite tutti con me. È l'ora del tè. Peppa, George, forza, piccoli. C'è la torta al cioccolato. Stiamo arrivando, nonna. Peppa e George adorano la torta al cioccolato, ma oggi vogliono sbrigarsi per andare a giocare con Polly. Io ho finito! Che maialini rumorosi che siete voi due! Nonna, per favore, possiamo alzarci da tavola e andare di là a giocare con Polly? Siete proprio sicuri di avere finito tutta la torta? Potete andare! Evviva! George, prova a dire qualcosa a Polly. George è un pochino timido. Ciao, Polly. Ciao, Polly.
Peppa e George si stanno davvero divertendo a giocare con Polly. Io sono Peppa Pig. Io sono Peppa Pig. George, di qualcosa tu adesso. Peppa e George fanno finta di essere dei pappagalli. Io sono il pappagallo Polly. Peppa pensa a qualcos'altro da dire a Polly. Io sono un pappagallo rumoroso. Io sono un pappagallo rumoroso. Peppa, George, vi piace giocare insieme a Polly? Sì, molto. Polly fa tanta, tanta compagnia. È vero, nonna. Io sono un pappagallo intelligente. Io sono un pappagallo rumoroso. Io sono un pappagallo rumoroso. Oh, non posso crederci. Pozzanghere di fango. Oggi piove, quindi Peppa e George non possono andare fuori a giocare. Papà, ha smesso di piovere. Possiamo andare fuori a giocare? D'accordo, piccoli. Andate pure a divertirvi. Peppa ama saltare nelle pozzanghere di fango. Io amo saltare nelle pozzanghere. Peppa, se vuoi saltare nelle pozzanghere di fango, devi indossare le galosce. Scusa tanto, mamma. Anche a George piace saltare nelle pozzanghere. George, che fai? Se vuoi saltare nelle pozzanghere di fango, devi indossare le galosce. A Peppa piace molto badare al suo fratellino George. George, andiamo a cercare altre pozzanghere in cui saltare. Peppa e George si stanno divertendo molto. Peppa ha trovato una pozzanghera piccola. George ha trovato una pozzanghera grande. Guarda là, George. C'è una pozzanghera davvero grande. George vuole saltare per primo nella pozzanghera grande. Aspetta un attimo, George. Devo controllare che tu non corra pericoli. Perfetto, non corri alcun pericolo. Scusami tanto, George, ma è solo fango. Peppa e George amano saltare nelle pozzanghere di fango. Coraggio, George! Andiamo subito a farci vedere da papà. Oh, cosa vedo nei miei occhi? Papà, papà! Indovina cosa abbiamo fatto io e George? Fatemi riflettere. Avete guardato la televisione? No, non è questo, papà. Avete appena fatto un bagno?
non è questo. Ho capito, vi siete divertiti a saltare nelle pozzanghere di fango. Sì, sì, papà, ci siamo divertiti a saltare nelle pozzanghere. Oh, e avete combinato un disastro. Oh. State tranquilli, è solo un po' di fango. Dobbiamo pulirlo in fretta prima che la mamma se ne accorga. Papà, senti, dopo che avremo pulito tutto, venite a giocare anche tu e la mamma fuori con noi? Certo, possiamo giocare insieme in giardino. Peppa e George indossano le galosce. Mamma e papà indossano le galosce. Peppa ama saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Tutti amano saltare su e giù nelle pozzanghere. Oh, papà Pig, guarda che disastro hai combinato! Sta tranquilla, è solo fango! Peppa e George sono molto contenti oggi. Sta nevicando. Mamma, possiamo andare a giocare con la neve? Sì, ma fa molto freddo fuori, quindi dovrete coprirvi per bene, ragazzi. Evviva! E non dimenticate di mettervi il cappello, i guanti e la sciarpa di lana. Fa davvero molto freddo fuori. Peppa e George devono indossare cappello, sciarpa e guanti di lana. Vieni, George! Peppa e George giocano a lasciare le impronte sulla neve. A Peppa e George piace moltissimo lasciare le impronte sulla neve. Oh là là! Non è affatto divertente! George, giochiamo a fare a palle di neve? Peppa ha fatto una palla di neve. Peppa e George si divertono moltissimo. George, torna subito qui! Oh là là, sembra che questo gioco si sia fatto troppo violento. Scusami, George. George, facciamo un pupazzo di neve. Peppa e George fanno un pupazzo di neve. Per prima cosa costruiscono il corpo. George, questo è il corpo del pupazzo di neve. Ora fanno la testa. Ora ha bisogno di braccia, di occhi e di una bocca. George ha trovato dei rami per fare le braccia al pupazzo. Peppa ha trovato dei sassi per fare gli occhi e la bocca del pupazzo di neve. Questa è la faccia. Ora al pupazzo di neve serve il naso. Peppa ha preso una carota per fare il naso al pupazzo di neve. Il pupazzo sembra molto contento, ma forse ha un po' freddo. Al pupazzo di neve servono dei vestiti che lo tengano caldo. George ha trovato dei vestiti per tenere il pupazzo di neve al calduccio. Ora il pupazzo ha il cappello, la sciarpa e i guanti di lana. Mamma, papà, venite!
Mamma Pig ha messo cappello, sciarpa e guanti. Questo è il più bel pupazzo di neve che abbia mai visto in vita mia. Papà Pig sembra avere freddo. Non si è messo né cappello, né sciarpa, né guanti. Papà, come mai non ti sei messo il cappello, la sciarpa e i guanti di lana? Non so dove si siano cacciati. Non li trovo da nessuna parte. Credo di sapere dove sono finiti il cappello, la sciarpa e i guanti del papà. Il cappello, la sciarpa e i guanti di Papà Pig sono sul pupazzo di neve. Oh! Papà perde i suoi occhiali. Papà Pig porta gli occhiali. Ha bisogno di portare gli occhiali per vedere bene. Quando Papà Pig porta gli occhiali è tutto a posto. Ma quando se li toglie, non riesce a vedere bene le cose. Tutto appare sfumato e confuso. Quindi è molto importante che Papà Pig sappia sempre dove sono i suoi occhiali. Qualche volta capita che Papà Pig perda gli occhiali. Peppa, George, avete visto per caso gli occhiali di Papà Pig? Non riesce a trovarli da nessuna parte. No, io no, mamma. Peppa e George non sanno dove siano gli occhiali di Papà Pig. Oh, non ci voleva. Papà Pig non riesce a vedere nulla senza gli occhiali e questo lo rende molto nervoso. Senza gli occhiali, Papà Pig non riesce a leggere il giornale. Questo è assolutamente ridicolo. Non riesco a vedere proprio nulla. Qualcuno deve aver messo i miei occhiali da qualche parte. Non ti ricordi dove li hai messi l'ultima volta, Papà Pig? Quando non li indosso per leggere, li metto sempre in una tasca. Ma stavolta lì non ci sono. Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? È un'ottima idea, Peppa. Se riuscite a trovarli, Papà Pig non sarà più così nervoso. Io non sono affatto nervoso. Peppa e George vanno alla ricerca degli occhiali di Papà Pig. Peppa guarda sotto il giornale, ma gli occhiali di Papà Pig non ci sono. George guarda sopra il televisore, ma gli occhiali di Papà Pig non sono neanche lì. Guardiamo di sopra, nella camera da letto di mamma e papà. Peppa e George vanno a cercare nella camera da letto dei genitori. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Ah! Non lo trovo affatto divertente. Peppa guarda sotto i cuscini, ma gli occhiali di Papà Pig non ci sono. Oh. George guarda nelle pantofole del papà, ma gli occhiali non sono neanche lì. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Peppa e George vanno a guardare nel bagno. Gli occhiali non sono nella vasca. Gli occhiali non sono nel water. Oh. È troppo difficile trovarli. Peppa e George non riescono a trovare gli occhiali del papà da nessuna parte. Abbiamo guardato dappertutto, mamma, ma non siamo riusciti a trovare gli occhiali di papà. Oh, che seccatura. Adesso cosa possiamo fare? Immagino che dovrò imparare a fare a meno dei miei occhiali. Se mi muovo lentamente, non inciamperò nelle cose. Li ho trovati! Ho trovato gli occhiali! Papà Pig, sei stato seduto sopra gli occhiali tutto il tempo. Oh oh! Papà sciocchino! Non so proprio come siano finiti lì.
Me lo sto chiedendo anch'io. Beh, forse sei un po' smemorato, Papà Pig, ma almeno ora hai smesso di essere così nervoso. Io non ero affatto nervoso prima. Thank you.